incrociano il verde delle colline di Alessia a Cava dei Tirreni, Villa delle Rose opera da 30 anni nel settore socioassistenziale a favore degli anziani, dei cittadini affetti da demenza, in condizioni di fragilità o affetti da grave disabilità. L'emergenza maltempo, come previsto, ha interessato anche la città di Cava dei Tirreni. Infatti, nella giornata di ieri, dopo la riunione del centro operativo comunale, vista l'allerta meteo della Protezione Civile Regionale classificata arancione, il sindaco Vincenzo Servalli ha ordinato in via precauzionale l'evacuazione di 16 famiglie residenti in località San Felice, sul versante nord-est del territorio comunale. Ciò alla luce delle criticità causate dagli incendi boschivi di quest'estate e dall'apposito ordinanza sindacale che ha precauzionalmente equiparato per le aree di criticità il codice arancione al codice rosso. Per le famiglie interessate dal provvedimento di evacuazione è stato allestito un ricovero provvisorio presso la scuola media Balzico alla frazione Santa Lucia, anche se tutti i nuclei familiari hanno trovato sistemazione autonomamente. Sì, così come da ordinanza del sindaco è stata allestita la scuola media qui a Santa Lucia. Abbiamo allestito dei letti, c'è stato il punto di pronto soccorso sia di Mani Amiche che dalla Croce Rossa e con la gestione poi della Protezione Civile. Ci sono stati continui monitoraggi anche nella nottata, come sono iniziate le piogge, erano circa verso le 3, quindi insieme alla polizia locale ci sono stati dei monitoraggi di tutto il territorio per verificare che anche durante la notte non ci fossero criticità. Fortunatamente si sono registrate solo piccoli fenomeni. Allo stesso tempo è stata predisposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ritardando così di un giorno l'inizio del nuovo anno scolastico. Questa mattina intanto si è riunito nuovamente il COC presso la sede della Protezione Civile di Via Vitale per fare il punto della situazione sulle criticità che si sono verificate nelle scorse ore. A parte il fatto che stamattina, già durante la nottata, abbiamo monitorato il territorio e abbiamo verificato i danni che sono creati lungo gli alvei dei nostri monti. E ci sono stati dei piccoli smottamenti che hanno interessato soprattutto la zona di San Martino e del Contrapone. Danni gravi non ce ne sono stati e soprattutto materiale dovuto all'incendio, agli incendi che sono stati giorni fa e che poi durante la nottata a causa delle forti piogge sono stati trasportati a valle. L'ordinanza sindacale resterà in vigore fino a quando le previsioni meteo non daranno segnali di miglioramento. Noi ci atteniamo alla comunicazione che ci fa la SORO, la Regione Campania, e quindi a seguito del bollettino meteo noi così ci regoliamo. Quindi fino alle ore 22 di stasera c'è questa allerta e noi aspettiamo fino alle 22 e speriamo che si calmi la situazione. Danni e disagi per questa forte ondata di maltempo si sono verificati anche in costiera amalfitana. A Maiori, a causa delle forti piogge della scorsa notte, la piena di un torrente ha inghiottito un'auto. È accaduto in zona Demanio con una vecchia Fiat Panda che è stata trascinata dalla forza della piena. Per fortuna al suo interno non vi erano persone. Sul posto i volontari della Protezione Civile impegnati nelle operazioni di rimozione dell'auto dal fango. Inoltre i violenti acquazzoni della scorsa notte hanno provocato l'inevitabile smottamento di pomice e fango sulla strada provinciale 1 che collega Ravello a Tramonti. Scuole chiuse anche a maggiori e minori.